abbiamo visto un gran bel gioco contro l'Aquila, abbiamo sfruttato molto la qualità del campo, visto che era un campo sintetico e ci ha permesso di fare ottime giocate e soprattutto trovare il gol nella maniera che sicuramente il mister vi ha fatto provare molte volte. Come hai visto e sentito la partita di domenica, Michele? Ma sicuramente il campo ci ha avvantaggiato, perché una squadra come noi, come la nostra, organizzata, che punta tutto sul fraseggio, sul palleggio, un campo, quando il campo è perfetto, sicuramente la nostra qualità esce fuori. E sì, abbiamo provato e riprovato molte cose che sono venute fuori domenica. Siamo stati molto bravi nel giocare, nel fare, anche se il secondo tempo un po' abbiamo sofferto, però ci può stare, perché comunque loro giocano in casa, sono un'ottima squadra che palleggia molto bene. E che dire, la partita è stata molto bella, io l'ho vissuta alla panchina per gran parte della partita e ti posso dire che si è sentito molto questo derby, sia in campo che fuori. È stata una bella partita, l'importante era non perdere, ci siamo riusciti, abbiamo portato un altro risultato positivo a casa e soprattutto abbiamo allungato, anche se di un punto, sulle concorrenti per i playoff. Giovedì alle 15 incontriamo il Campobasso, anche questa sarà una partita importante e impegnativa, e ovviamente il risultato conterà molto, perché ci distaccherà ancora di altri punti, se la classifica ce lo permette, dalle inseguitrici. Come vedi la partita e come ti senti in vista di questa gara? Ma la partita sarà sicuramente una partita difficile, perché loro vengono da una sconfitta in casa, si sono le squadre che lottano per i playout si sono avvicinate molto a loro, quindi loro si trovano, mi sembra, soli 3 punti dall'ultima squadra che fa i playout, quindi verranno qui con lo spirito battagliero, con lo spirito di portare a casa dei punti utili per la salvezza. E sarà una partita difficile, dove dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, non innervosirci e soprattutto portare a casa 3 punti importantissimi per la classifica, perché sono come tutte le partite del girone in questo momento, sono sempre scontri diretti, soprattutto per i playoff, e quindi noi allungare e fare 3 punti sicuramente ti permette di guadagnare qualche punto sulle inseguitrici. Michele, l'ultima domanda: domenica abbiamo visto molti supporter nella nostra curva, nel settore ospiti. Ti auguri che giovedì si replichi la stessa cosa? Ma certo, uno si augura sempre che la curva sia piena, perché è quella spinta in più, perché ci stanno vicini tutta la settimana, dal martedì alla domenica, perché sono veramente la marcia in più. Avezzano, si sa, è il tifo, è la parte forte, e quindi quando non ci sono, anche i giocatori in campo ne risentono. Ovviamente quando ci sono ti aiutano a dare di più e andare oltre la soglia della fatica, perché si fanno sentire anche quando sono di meno rispetto al solito.